in questo numero del TG Giovani. Compiti delle vacanze per 4 studenti su 5. Si può studiare sui social? Risponde il ministro Valditara. Imparare lavorando, le storie dei ragazzi di Potenza. Ciao ragazzi, questa è Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti, e ogni settimana troviamo 3 notizie per aggiornarvi un po' su tutto quello che succede intorno a noi. Primissima notizia, è agosto e questo vuol dire solo una cosa: compiti per le vacanze. Secondo un sondaggio condotto da scuola.net, solo in Italia uno studente su 5 è stato risparmiato dai compiti per le vacanze. Per fare questo sondaggio sono stati ascoltati 1500 studenti di scuole medie e superiori, e il 51% di loro ha dichiarato che i compiti sono aumentati rispetto agli altri anni. È così anche per voi? Seconda notizia. Ok, abbiamo capito che fa caldo. Ma come si può combattere la siccità? Beh, in Messico si sta sperimentando la pioggia artificiale. Il governo messicano infatti ha lanciato l'ultima fase di un progetto di insaminazione delle nuvole per indurre la pioggia. Si parla proprio di ultima fase perché è dal 2020 che il Ministero dell'Agricoltura messicano sta sperimentando il cloud seeding. Ancora non abbiamo la certezza che questo progetto funzioni davvero, però voi cosa ne pensate? Sono curioso. Ultima notizia, la calciatrice Nuhaila Benzina è scesa in campo ai mondiali di calcio femminile con l'hijab. Questo ha segnato un momento storico, infatti nessuno prima di Nuhaila Benzina aveva giocato con l'hijab. Il divieto della FIFA è caduto nel 2014 e fino ad allora, per ragioni di sicurezza, nessuno poteva portare l'hijab. Queste erano le 3 notizie di questa settimana. Da Radio Immaginaria è tutto, ciao! Ciao ragazzi, qui Radio Immaginaria, la radio degli adolescenti. Sono sempre di più i prof che spopolano sui social con le loro lezioni di matematica, fisica, italiano, storia, tanto che alcuni di noi studiano con i loro video. Ma i social potrebbero avere un ruolo nella scuola? Lo abbiamo chiesto al ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara. Quello a cui noi non dobbiamo mai rinunciare è il ruolo del docente e soprattutto quel percorso di umanizzazione di rapporto interpersonale. Io utilizzo i social per studiare. A volte guardo i video su YouTube per fissare meglio il concetto. Molte volte i libri di testo purtroppo tralasciano qualche informazione. Coinvolgere i social nella didattica. Ma studiamolo, vediamo, verifichiamo. Penso che un'ora di lezione ti insegni molto di più di un video di 2 minuti o 4 minuti. Spiegando in maniera semplice delle cose senza usare parole complicate. Mi sarebbe molto utile farlo anche durante le ore scolastiche. Il rapporto fisico-umano diretto tra il docente e ragazzi in classe è assolutamente imprescindibile. E voi usate i social per studiare? Fatecelo sapere sul nostro profilo Instagram o nei _ Radio Immaginaria. Per oggi è tutto, alla prossima! That's so cool. Questo progetto mi sta, diciamo, facendo capire se in realtà questo lavoro fa per me oppure no. Un anno e mezzo fa ho deciso di lasciare la scuola perché questo lavoro a me mi è sempre, diciamo, piaciuto, e spero di imparare altre cose. Ho imparato a fare il meccanico e imparare parecchi utensili, come vivere nel mondo del lavoro e come si svolge il lavoro quando si fanno manutenzioni vicino alle macchine. Mi sto trovando molto bene, anche perché questa esperienza mi ha insegnato molto a relazionarmi con le persone. Spero che questa esperienza possa immettermi nel mondo del lavoro.
fondazione Divento Imprenditore di Me Stesso, realizzata dal partner ID Makers, abbiamo attivato diversi tirocini extracurriculari. Per gli adolescenti che hanno compiuto 16 anni e hanno assolto all'obbligo scolastico, ma che purtroppo hanno abbandonato la scuola, i tirocini extracurriculari hanno rappresentato un'opportunità di sperimentarsi sul campo e di immaginarsi nel loro lavoro futuro. Da questo tirocinio mi porto dietro i ragazzi che mi hanno alzato, mi hanno dato l'opportunità di andare avanti e soprattutto i due fondatori dell'azienda. Ringrazio loro che mi hanno insegnato a stare dall'altra parte, a tagliare il ferro, ad avvitare i pezzi, a mettere una vite, a mettere i vetri, a caricare i vetri, a mettere una maniglia. Ospitare per noi in azienda un ragazzo che ha abbandonato la scuola è stato sicuramente un'idea di voler dare una risposta formativa innanzitutto non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista umano. Non è stato facile. Ci siamo trovati ad essere, diciamo, non degli insegnanti, ma dei compagni di strada. Col tempo, con la perseveranza, con la pazienza, con la voglia di crescere, di aiutare a crescere, questo ragazzo oggi sicuramente posso dire, posso essere soddisfatto che è cresciuto. Trovo questi corsi, questi progetti molto utili, in quanto i ragazzi solo attraverso uno stage possono realmente capire se hanno attinenza verso una professione o no. Sono molto contenta di aver aderito a questo progetto perché mi ha dato la possibilità di formare una giovane ragazza che, dopo aver lasciato la scuola, mi ha chiesto di poter svolgere l'attività presso il mio locale, e lei è una ragazza che si è dimostrata molto molto determinata ad apprendere ed è molto valida nel svolgere il suo lavoro. E auguro a Simone di continuare nella sua vita lavorativa e soprattutto che ci metta lo stesso impegno che ci ha messo nel tirocinio. Auguro a Fabiana di scoprire qual è la sua strada.